Eccoci di nuovo nel salotto di Arena Digitale. Siamo qui per commentare i tanti interventi del Digital Day. Siamo in compagnia di Simona Manna, del direttivo di Value & Work. Benvenuta Simona. Grazie, piacere. Allora, Simona, anche tu sei intervenuta nel panel Welfare con un intervento proprio sulle nuove prospettive del welfare aziendale. Ci puoi dire di più di questo tuo, del contenuto, diciamo, del tuo intervento? Molto volentieri. Allora, mi sono chiesta quando sono venuta qui oggi, ho partecipato alla giornata, quale potesse essere la connessione che le mie aree di competenza e i miei studi potessero avere in sinergia con tutte tematiche fortemente tech, no? Digitale, innovazione, intelligenza artificiale. E ho capito a un certo punto che la connessione vera era nell'essere umano, cioè la persona comunque è e deve rimanere al centro di tutta questa conversazione. Perché ritengo, da non addetta ai lavori, in quanto non sono una tecnologica come professione, ma sono più una donna attenta alle soft skills, che tutto l'aspetto umano, l'empatia, le soft skills, il nostro apporto sia fondamentale per far sì che poi il supporto dell'intelligenza artificiale e di tutto quello che ne consegue sia realmente efficace, efficiente e soprattutto a sostegno e beneficio del nostro modo di vivere e di lavorare. E approfondisco questa tematica. Io mi occupo da tanto tempo anche di smart working, sono una grande appassionata del valore tempo e ho sempre considerato che il recuperare tempo per Il noi tempo della nostra vita. esattamente sia fondamentale. Noi fino a tanti pochi anni fa abbiamo sempre residuato al tempo che avanzava dalla giornata lavoro del tempo per noi e questo è stato un po' quello che ha fatto implodere quel vecchio sistema, no? Ci siamo comunque tutti ammalati di stress. Allora, diciamo, si era cominciato già da molto prima del Covid a pensare a delle alternative, alternative che potessero essere aziendali, quindi diciamo pratiche tecniche di welfare e lo smart working, cioè per permettere alle persone di lavorare dove vuoi, quando vuoi, perché questa sarebbe la legittima traduzione, secondo me ne è una grande rappresentazione. La pandemia cosa ha fatto? È stata dirompente e negativa, questo ahimè lo sappiamo tutti, ma su questo tema è stato un fortissimo acceleratore. Se noi pensiamo che nel 2019 c'erano 570.000 lavoratori in smart working in Italia e oggi ce ne abbiamo 5.380.000 e rotti, capiamo che il gap di crescita è così in poco tempo è stato enorme. Quindi smart working, tempo per sé, benessere, sono secondo me oggi degli elementi che stanno alla base del welfare. Oggi le persone e soprattutto i giovani non hanno bisogno della macchina aziendale. Noi abbiamo bisogno, mi metto nella categoria giovani, di tempo per noi. Abbiamo bisogno di ritrovare quello spazio e tempo perché è attraverso quello spazio e tempo che noi in qualche maniera troviamo soddisfazione personale. La soddisfazione del lavoro conta, la carriera conta, l'impegno conta, ma abbiamo visto che il sacrificio estremo per la carriera e solo la carriera ha portato una serie di danni personali, familiari, relazionali, sui quali oggi non vogliamo più scendere a compromessi. È una bella visione questa, Simone, perché noi parliamo sempre di intelligenza artificiale o comunque di innovazione digitale, come qualcosa che dobbiamo subire e anche con timore, con paura che chissà cosa ci va a togliere dalla nostra vita. Questa tua prospettiva ci pone uno sguardo diverso, lo sguardo, l'innovazione può migliorare la nostra vita e farci recuperare quel tempo che prima non avevamo. Esattamente, Quindi, sì, condivido proprio pienamente quello che tu stai tu dicendo. hai una panoramica, diciamo, un osservatorio privilegiato con i giovani perché vieni, diciamo, anche dal mondo dell'università. Ci puoi dire qualcosa di più rispetto a come i giovani stanno vivendo questo cambiamento epocale, perché poi di questo si tratta. Cambiamenti molto veloci, innovazione digitale, poi non solo l'innovazione digitale, mettiamo anche la transizione ecologica, mettiamo tutti questi cambiamenti che riescono. Sono difficili da metabolizzare, accettare e capire quale strada ci prospettano per il futuro. Qual è la visione dei nostri giovani? Allora, domanda molto interessante che a me piace sempre poi confrontarmi su questo con le persone. Noi abbiamo visto come fra i tanti temi che abbiamo toccato in questi ultimi periodi c'è stato le grandi dimissioni, no? Traduciamolo nel gergo linguistico ormai che tutti usiamo, le Great Resignation. E allora io mi sono fatta anche lì una domanda e sono andata un pochino a vedere quelli che i dati cosa riportavano rispetto a questo fenomeno, perché è un fenomeno molto legato ai giovani, ma che si è fortunatamente, devo dire, esteso un po' a tutti. La ricerca di un modello di lavoro che fosse in linea col nostro modello di vivere.
E per tornare un pochino a un altro tema molto centrale, quello della reputation, no? La sostenibilità anche della reputazione aziendale, un altro tema molto caldo, molto attuale. Oggi i giovani soprattutto cercano un'azienda che non sia tanto forte nel suo brand, ma sia forte nei valori che condivide con chi vuole scegliere quel lavoro. I giovani hanno tanta attenzione su questo, quindi sono molto aperti a questo, a questa trasformazione, perché la stanno vivendo nella loro proprio fase di crescita, perché sono ancora acerbi. Dall'altra parte, faccio riferimento al tuo, alla tua connessione col fatto che io collaboro comunque con il Value to Work, con le università, mi sono potuta confrontare anche con i giovani, soprattutto rispetto, giovani chiamiamoli universitari, quello che è il loro rapporto, il rapporto con l'emergente dirompente intelligenza artificiale. Sicuramente loro non hanno ancora la percezione che forse abbiamo noi, che come dicevi te prima, se io so usare bene l'intelligenza artificiale perché l'ho guidata con la mia parte umana, andrò a utilizzare quello strumento a mio beneficio perché ottimizzerò il mio tempo, e quindi siccome 24 ore abbiamo tutti, recupererò del tempo che potrò dedicare a me, e questo è il primo beneficio. Questo i giovani forse lo sentono meno, ancora non si sono calati nelle dinamiche frenetiche, no? Diciamo di una vita oltre lo studio universitario. Ma quello che ho potuto già percepire dai primi studi e condivisioni con i ragazzi è che per molti giovani l'intelligenza artificiale è attrattiva, ma allo stesso tempo spaventa, perché non ne riescono a vedere i confini, perché pensano, giustamente per l'età che loro hanno, che quello strumento li sostituirà o potrebbe andarli a sostituire a fronte di una serie di percorsi di studi faticosi, anche economici. Quanti giovani hanno lasciato le case di provenienza, si sono trasferiti, hanno dovuto comunque anche fare lavori per pagarsi gli studi, sono tutte dinamiche vere. Quindi dice: io ho fatto tanto, e poi che succede? Arriva l'intelligenza artificiale e mi scansa. Quindi mi sono stupita, devo dire la verità, perché avrei pensato di incontrare una platea che mi diceva: bellissimo, siamo tutti aperti, tutti usiamo ChatGPT e quant'altro. Sì, ma c'è questo ma che mi ha pesato molto, e quindi sono molto curiosa di vedere anche nel corso degli studi che faremo a fianco agli universitari in questo anno quali saranno poi gli esiti, diciamo, più ufficiali, se vogliamo così dire. Una provocazione rispetto, certo, a quanto appena hai condiviso con noi. Noi veniamo da un paese dove fino a pochissimi anni fa, forse prima proprio dell'avvento dell'innovazione digitale, c'era la speranza del posto fisso a vita. Quindi studio, mi trovo un lavoro, appendo le mie speranze all'armadio e vado avanti così. Non è che ci portiamo, che i nostri giovani oggi si portano ancora questo retaggio delle famiglie e hanno questa difficoltà a rimettersi in gioco. Cioè, lo studio universitario alla fine è l'inizio, forse noi che abbiamo una, diciamo, già una certa età, lo sappiamo che è l'ABC per entrare nel mondo del lavoro, ma poi c'è un'evoluzione, c'è un rimettersi in gioco, c'è anche la bellezza di fare nuove esperienze che ti arricchiscono. Magari alcuni di noi, se pensano di fare lo stesso lavoro per tutta la vita, gli verrebbe proprio l'ansia. Invece forse oggi il giovane ha ancora questa percezione di dire: studio, magari perché vedono l'esempio di genitori o nonni, e entro nel mondo lavorativo, e poi magari l'intelligenza digitale, l'intelligenza artificiale, le nuove innovazioni possono compromettere questo mio percorso già delineato. È un fatto psicologico? Secondo me è un fatto sociale. Allora, innanzitutto tu lo stai chiedendo a una donna che ha cambiato completamente la sua vita lavorativa a 47 anni. Quindi proprio io vengo da tutt'altro mondo, mi sono rimessa in gioco per una serie di motivi e sono molto felice, questo lo dico sempre quando mi capita di confrontarmi con le persone, di vivere questo contesto dove il posto fisso non fa più, diciamo, vantaggio competitivo. E mi piace sempre raccontare questa cosa. Quando i nostri genitori si parlava nelle cene e dicevano: sai, questo adesso viene a cena con questo nostro amico, sai, ha cambiato ancora per la terza volta un lavoro. Certo, l'affidabilità. Sicuramente questa persona chissà che problemi avrà in azienda, no? Oggi se tu dici che hai invece una, non dico frequente cambiamento lavorativo, ma che ti apri a più realtà, a più contesti, ti misuri, sperimenti, che è un termine molto bello nel mondo di oggi, sei invece apprezzato, perché vuol dire che tu non ti sei fermato, non ti sei chiuso, per dire un'altra cosa nota, nella tua zona di comfort. Credo però, e su questo
in parte accetto la tua provocazione e ne colgo anche la sfumatura, che i giovani, secondo me, non tanto per quello che magari alcuni genitori più tradizionalisti hanno fatto per tutta la vita, perché io non sono certamente un genitore tradizionale da questo punto di vista, ho cambiato lavoro, capigliature e quant'altro, ma loro si siano e si vedano in questo momento forse più costretti alcuni a cercare il posto fisso per la precarietà della forza economica di questo momento storico, per la difficoltà dell'accesso al credito, per una serie di criticità che sono, a mio parere, un po' globali ma tipicamente italiane. Cioè, se noi pensiamo che oggi una giovane coppia deve affrontare un mutuo, un investimento anche di gestione, per tornare alla tematica welfare, no? Una cosa che oggi non ho detto, il tempo era poco, le politiche welfare sono di varia natura. Pensiamo per esempio al fatto che in Italia si fanno pochi figli. Cioè, ci sono tante variabili, però ti do un dato recente che è uscito dall'ultimo report di Save the Children, Le Equilibriste, che è appena uscito l'8 maggio, dove si riporta questo dato: le strutture a disposizione delle famiglie per poter tenere i bambini, quindi i nidi e quant'altro, sono pochi rispetto all'eventuale richiesta e sono estremamente onerosi. Una media del Centro Italia prevede che una scuola, un nido mensilmente costo base scendi fra i 5 e i 600 euro mese. Allora è chiaro che di fronte a questo aggravio di costi e questa limitazione di posti, anche poca scelta e molto onerosa, le famiglie si trovano a un certo punto a decidere: o uno dei due genitori, la madre, rinuncia al lavoro, e il report dice che su 5 donne che hanno avuto il primo figlio una smette di lavorare, quindi togliamo forza lavoro, benessere, produttività al nostro paese, quindi c'è un indotto dietro. Dall'altra parte, molti giovani, secondo me, oggi ritornano al posto fisso un po' per tutte queste dinamiche, perché il posto fisso mi garantisce, anche se meno, di avere più affidabilità, per esempio bancaria e creditizia, piuttosto che una libera professione. Quindi credo che sia un po' più quella l'interpretazione. Quindi rinunciare ai sogni e alle speranze. Speriamo che sia un momento questo, e che non sia legato ai genitori. Secondo me è legato meno all'esperienza, perché forse i ragazzi la comprendono, però vedo nel confronto che molti fanno un passo indietro. Sarebbe stato meglio, più semplice, risolvere il primo problema culturale, che è questo economico. Ahimè, purtroppo. Però io sono una fiduciosa, quindi credo che si possa fare. Poi welfare aziendale, un tempo, penso, non so, a colossi come la Pirelli, il welfare aziendale, l'azienda aveva gli asili nido, dava tutta una serie, nemmeno di benefit, proprio si prendeva cura dei propri dipendenti. Dovremmo ritornare verso quel percorso? È possibile, non possibile, è superato rispetto alla società moderna? Beh, diciamo che noi parliamo di una cosa che già esisteva, cioè Olivetti ce l'ha detto tantissimo tempo fa, che il lavoro, il luogo di lavoro è una casa, no? È una famiglia, quindi questa aggregazione. Secondo me dipende tanto anche dal contesto aziendale. Ci sono aziende, quello dove, secondo me, quello che dici tu è spendibilissimo, quindi una familiarità condivisa, secondo me, è vincente, e poco la ritrovo ancora nelle piccole aziende. Pensiamo, per esempio, Roma è piena di studi di professionisti, medici, avvocati, commercialisti, no? Che hanno degli studi associati. Lì forse c'è ancor meno aggregazione che nelle aziende, perché l'azienda si pone un tema un pochino più trasversale, no? Ci sta magari un sindacato che sostiene certe attività. Nella piccola azienda, che in realtà secondo me dovrebbe essere una seconda famiglia, questa cosa c'è meno. Io credo che invece sarebbe un giusto ritorno, un adeguato coinvolgimento, cioè io ti metto a disposizione determinate benefit, che può essere l'asilo nido, un contributo, una scelta, andare in palestra con un contributo, perché anche l'aspetto della salute fa parte di tutto il nostro benessere psicologico, che dobbiamo comunque attenzionare, e poi ognuno è libero di andare a prendere, diciamo, da questa parte di collaborazione che l'azienda offre, quello che più ritiene utile per la propria vita. Quindi io sono molto a favore di quel ritorno. Credo che bisognerebbe più lavorare sui piccoli studi, sulle piccole realtà, proprio le piccole imprese. Questa infatti era la mia prossima domanda, che me l'hai anticipata. Ti ringrazio. Oggi ho anticipato, perché, un sacco di cose. Perché il 90% del nostro tessuto produttivo è formato da PMI. Assolutamente. Parlavamo prima anche col presidente Deiana, il 98% non supera i 19 dipendenti. Quindi anche lì diventa una questione, le dimensioni fanno la differenza anche rispetto alle possibilità economiche. E questa era la mia domanda: è una questione di possibilità economica, una questione culturale? Come, visto che siamo su Radio Parlamentare, il legislatore, che effettivamente sta parlando molto di welfare aziendale, però poi come deve essere declinato questo welfare aziendale?
Secondo me qui, soprattutto perché, come dici bene tu, il tessuto italiano economico è fatto di piccola impresa più che di media, di piccola. Innanzitutto io sono molto, amo molto quello che l'Italia e noi italiani siamo in grado di fare e ci siamo un pochino dimenticati ultimamente, quindi io sono sempre a favore di incentivare la creatività dell'impresa italiana, anche se piccola, perché noi viviamo di quella. Noi non viviamo del grande brand, ci viviamo di riflesso, in realtà noi siamo... Siamo proprio nel nostro cuore, ci sta la piccola artigianalità. È chiaro che la piccola artigianalità ha certe attività di welfare, di sostegno, ha difficoltà economiche a farle, quindi sicuramente un intervento governativo potrebbe essere proprio volto a dare un contributo che a mio parere è un contributo di fattibilità, voglio spiegarmi, cioè non una sostituzione finanziaria ma un'agevolazione, perché nell'agevolazione cresciamo tutti e tutti abbiamo, mettiamo del nostro. Se io trovo chi mi dà direttamente il denaro, traduco così per quello che volevo rappresentare, poi è difficile anche che io ci creda in quello che sto spendendo. Quindi credo invece che una collaborazione anche fra le istituzioni, tutto quello che a livello parlamentare si può fare per aiutare le piccole imprese ad aiutare e sostenere i propri lavoratori, secondo me è una catena che può solo dare un effetto di positivo benessere per le persone, e questo ormai è un dato certo e provato, che se le persone sono felici e sono contente del lavoro che fanno, la produttività aumenta, ma aumenta soprattutto la qualità del nostro lavoro, perché noi dobbiamo pensare che lo standard di richiesta aumenta sempre. L'intelligenza artificiale ci sta accelerando anche questo, che il nostro standard di risultato non sia quello di ieri ma sia sempre migliorativo, e questo migliora se io ci credo in quello che sto facendo, allora posso dare il mio contributo. Grazie Simona Manna, continuerei ancora per molto, ma il tempo è terminato almeno per questa nostra intervista nell'ambito del Digital Day. Rimanete con noi, ritorniamo subito con un altro contributo.